La 14ª edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli Anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Cambiamo categoria, voltiamo pagina, passiamo alla categoria innovazione e leadership. Eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, soluzioni di logistica interna. Il premio va a Car Service. Per essere una società che ha saputo nel corso degli anni distinguersi per la sua straordinaria dedizione per l'innovazione e la leadership, per riuscire a garantire elevati standard di efficienza e di affidabilità nel settore della logistica interna, sempre mirati alla soddisfazione dei clienti. Complimenti. Diamo il nostro caloroso benvenuto a Damiano Della Picca, President e Managing Director della Car Service, azienda leader nel settore della logistica. Questa sera la Car Service, da lei rappresentata, partecipa all'evento di Le Fonti per la sua posizione di eccellenza nell'ambito italiano per l'innovazione e la leadership dimostrata. Passando adesso al lato pratico, ci descriverebbe metodi e strategie che fanno della Car Service una società con elevati standard di efficienza e affidabilità, che sono poi gli elementi più apprezzati dai vostri clienti? Allora, noi siamo un'azienda di servizi e come tale dobbiamo continuare a migliorarci e a formare le persone. La nostra chiave è avere rapporti a lungo termine con i clienti e con i collaboratori soprattutto, per poter avere dei collaboratori sempre più preparati, efficienti e che riescono a dare un servizio sempre più corretto ai clienti. Noi siamo partiti come officina meccanica, abbiamo 35 tecnici, per poi diventare noleggiatori principalmente di mezzi per la logistica e carri elevatori. E per farvi un esempio di cos'è per noi servizio, i 35 tecnici sono seguiti da 4 coordinatori e 8 persone in magazzino. Noi siamo in grado di nelle 48 ore di produrre un preventivo e nelle 24 ore di andare a riparare un mezzo fermo e renderlo di nuovo operativo. Questo è il nostro punto forte, che non è quindi solo di vendere o noleggiare il carro elevatore, ma renderlo sempre efficiente. Abbiamo oltre 1.400 carri nella flotta a noleggio e tanti lavorano in triplo turno, quindi riusciamo a mantenere massima l'efficienza al cliente e quindi il cliente sceglie noi. Adesso una domanda sul futuro. Quali sono i vostri obiettivi nel medio e nel lungo termine? Allora, sicuramente la crescita è sempre stato un obiettivo, però una crescita sostenibile. Stiamo investendo tanto in progetti di sostenibilità. Per noi la sostenibilità è a 360 gradi, quindi non solo una sostenibilità ambientale, anche se da quel punto di vista facciamo molto. Abbiamo 3 fotovoltaici in azienda che producono più del nostro consumo, siamo stati pionieri anche nell'elettrico con un mezzo elettrico, abbiamo tutte le auto aziendali ibride, Toyota, quindi anche dal punto di vista dell'efficientamento energetico ci teniamo sempre aggiornati. Quello che per noi è la sostenibilità però è quella rivolta alle persone, ai collaboratori, verso i clienti e anche verso i fornitori. Noi ci impegniamo sempre più a rendere le giornate dei nostri collaboratori non solo efficienti e efficaci, ma anche sostenibili dal punto di vista
nel long term, quindi di riuscire a avere un livello di stress più basso possibile. Siamo apertissimi anche, per esempio, a livello ufficio e allo smart work, e soprattutto cerchiamo di chiedere meno straordinari possibili. Adesso una persona sta facendo al nostro interno il master in sostenibilità e nel medio termine vogliamo fare il bilancio di sostenibilità e quindi assumere tutte quelle best practice che vanno in quel senso, ecco.